Ufficialmente operativa con il taglio virtuale del nastro, alla presenza della Presidente della Regione Deborah Serracchiani, la nuova autostrada A34 che collega Villesse al Giavallico Internazionale di Sant'Andrea a Gorizia, una porta verso l'est che collega l'ovest. Soddisfazione espressa da Emilio Terpin, Presidente di Autovie Venete. È un percorso sempre in salita, ma pensiamo di raggiungere la vetta, ecco, diciamo così. Ecco, era un'opera tanto contestata, poi alla fine, come sempre, quando si realizza tutti felici e contenti. Ma sa, la contestazione di questo paese ormai è di casa, qualsiasi cosa, lei ha l'esempio di ieri. Ieri Trieste è andata per il mondo, eppure ci sono state 100 persone che hanno protestato per la manifestazione. Questi 17 chilometri sono strategicamente essenziali, ma sono essenziali non per Gorizia, non per Udine o Trieste, sono essenziali per la regione tutta, per il nord-est, per il paese e perché ci collega con la rete europea. Mi pare qualsiasi forma di contestazione, mi pare, come dire, irragionevole. Ci chiede un cerchio iniziato 40 anni fa. Guardi, da noi, mi creda, portare a termine un'opera di grandi dimensioni è un'impresa disperata, perché i percorsi che sono stati sono percorsi di guerra, tutto può essere, non c'è nulla che sia fatto per agevolare, tutto fatto per complicare, impedire di fare, siamo sottoposti a qualsiasi forma di sospensione, interruzione, i poteri che devono intervenire sono molteplici, cioè è un'impresa disperata che non consente nemmeno di poter rispettare poi a monte i piani finanziari. E quindi il fatto di esserci riusciti, dico, bravi tutti.